I corsi d'acqua e le sorgenti sono fonti di vita. Senza la loro presenza non sarebbe stato possibile alcun insediamento umano. Ecco perché ogni volta che si parla di un sito archeologico si va sempre alla ricerca della esistenza anche nei dintorni di antiche sorgenti, magari ormai prosciugate. E proprio seguendo lo sviluppo tortuoso di un corso fluviale che fa da limite amministrativo tra le province di Siracusa e Catania, che si ha la possibilità di visitare testimonianze della presenza umana delle quali rimangono importanti elementi per la loro geniale fattura ed appartenenza. Oxena, Ossina, Ossena. In origine il nome di questo fiume indicava l'andamento serpentoso del suo letto fluviale e si riferiva proprio all'andamento della biscia strisciante. Il fiume Ossena scorre copioso in ogni stagione, facendosi strada tra le rocce laviche, scolpendone le superfici, plasmandole con getti abrasivi, irrigandole con sciabordii incessanti. Placidi letti, stretti canali conchi e coglienti, e poi un improvviso salto nel vuoto, con caduta libera e rimbalzante entro un vaso spumeggiante, contornato da una natura primordiale, che affonda le proprie radici entro le commessure delle rocce umide, dove l'ospite più recente è il fico d'India. Le altre essenze sono qui da millenni immutate. Sotto la cascata di queste acque scroscianti si sono lavati siculi, greci, romani, bizantini, sino ai nostri giovani esploratori di angoli meravigliosi della Sicilia. È davvero sorprendente la capacità che avevano gli antichi cavatori di roccia, che armati solamente di punte di selce e mazze di basalto, riuscivano a realizzare ambienti sepolcrali considerevoli, rispettando una tipologia d'uso legata ai culti e alla tradizione. Di solito queste escavazioni tombali si trovano a gruppi, in quanto sfruttano il medesimo costone roccioso, ma si rinvengono anche tombe entro massi isolati. La tradizione del seppellimento entro tombe scavate nelle rocce, nelle varie tipologie, ha occupato un periodo abbastanza lungo, che dall'età del rame arriva sino all'età greca e poi romana, con le catacombe. Tali impianti sepolcrali, distinti nelle varie culture omogenee, li ritroviamo con modalità similari in molte zone della Sicilia, ma in modo particolare si contraddistinguono quelli sulle alture Iblee, che culminano nelle spettacolari necropoli di Pantalica,
Il percorso che vi propongo di conoscere, allo stato attuale è alquanto disagevole e si sviluppa ai limiti di terreni coltivati, dove la natura improduttiva dei suoli ha fatto sì che queste aree rimanessero allo stato di totale abbandono e quindi selvagge ed integre. Nonostante che queste comprendano emergenze archeologiche di notevole importanza e meriterebbero tutt'altra considerazione da parte dei nostri amministratori. Ci troviamo nel territorio comunale di Lentini, in una stretta area amministrativa che si insinua tra i comuni di Francofonte e Militello in Val di Catania. Lungo la strada provinciale numero 47, che da Scurdia conduce a Militello in Val di Catania, dopo il bivio per il centro ippico Ambela, sulla sinistra si nota sul pianoro roccioso la presenza di escavazioni e livellamenti della roccia per cavarne blocchi di calcare, ma probabilmente anche per adeguarla ad accogliere un probabile nucleo abitato. In corrispondenza dell'incrocio si imbocca la stradella interpoderale che scende in forte pendenza verso il fondovalle, per ritrovarsi quasi subito immersi in un ambiente dei forti contrasti epocali. Da un lato, terrazzamenti ricolmi di fitte vegetazioni di agrumi, fin dove il suolo lo ha consentito, e dall'altro impervi dirupi rocciosi e inospitali, dove cresce spontanea una fitta vegetazione arbustiva mista ad erbacce di ogni sorta che ricoprono i segni dell'uomo lasciati nelle rocce. Queste emergenze, seppur soggette ad una lentissima agonia, data dal dilavamento del suolo, sospinto dalla pioggia e dai venti che erodono il tenero calcare, nonché dalle radici che fessurano le croste rocciose cercandovi asilo e nutrimento, resistono ancora e trasmettono la testimonianza di un culto verso i defunti che si è perduto nei secoli. Già nella prima balza, lungo tutto il versante di sinistra, si aprono in successione numerose tombe dalle forme ampie, assegnabili nella maggior parte all'inizio dell'età del ferro. Proseguendo ancora, si nota che la strada, per assicurare il passaggio dei veicoli agricoli, taglia il declivio roccioso, privandolo di un gruppo di tombe che si suppone, a ragione, fossero di aspetto monumentale. Poco più avanti, lungo tutta la discesa collinare che sovrasta la strada e su più livelli, si espone una delle più interessanti ed importanti necropoli dell'antichità siciliana. Tombe di vario genere, scavate nella roccia calcarea in età susseguenti, partendo dalla prima età del bronzo sino alla cultura di Licodia Eubea, quella che coincide con l'arrivo dei Greci in Sicilia. Le più spettacolari, per le loro caratteristiche morfologiche, sono le tombe castellucciane, appartenenti alla prima età del bronzo, il cui ingresso è solitamente inquadrato entro un piano reso verticale rispetto alla naturale pendenza della roccia e in cui si trova l'accesso alla tomba. Non si tratta di pochi esemplari, ma di un numero considerevole di sepolture, tutte monumentali, che mostra una campionatura di grande impatto visivo, una piccola pantalica.
Il tipo tombale, castellucciano, si compone di una cella funeraria con forma di forno, a pianta subcircolare volta a cupola emisferica, destinata a ricevere i corpi dei defunti in posizione fetale. Questa è preceduta da una piccola anticella destinata ad accogliere le offerte da parte dei parenti e degli amici. L'ingresso solitamente veniva chiuso con un portello monolitico, fermato ai lati con bastoni e fissati ai suoi fianchi. Ma è anche possibile che vi sia stato costruito un muretto di pietre a chiusura. La parte decorativa, che è quella che dà importanza rilevante alla tomba, si svolgeva proprio sulla facciata. Partendo dal foro di ingresso, veniva eseguito solitamente un ornamento con cornici concentriche a fasce piatte, digradanti, ma anche con lesene ai fianchi, listelli orizzontali e ornamentazioni di varia espressione stilistica, realizzati tutti a risparmio, ossia unicamente togliendo volume alla roccia. Il nitore dei piani, la geometria dei tagli, il rispetto della simmetria, l'armonia dei vuoti e dei pieni lasciano davvero stupefatti. Lo stato delle tombe, nonostante che ad una prima osservazione possa apparire di buona consistenza, in realtà ad un esame più attento mostra gravi lacune strutturali con distacco di numerose facciate e fessurazioni sparse. Molte tombe si trovano ricolme di terriccio e visibili solamente nella loro parte superiore, mentre altre si può solo supporne la presenza da vaghi indizi nelle rocce. Altre ancora sono invase da vegetazione arbustiva che le rende imperscrutabili. La collina pietrosa non consente un agevole percorso di visita. Pertanto, alcuni visitatori, meno abili, dovranno contentarsi di vedere molte di quelle emergenze monumentali unicamente dalla strada, da lontano. Proseguendo a scendere lungo la stradella interpoderale, si arriva al fondo valle. Occorre qui trovare un guado tra i sassi affioranti per superare il corso d'acqua, oppure essere forniti di stivali di gomma. Per un breve tratto si continua a seguire la medesima strada per poi abbandonarla e iniziare a percorrere sentieri naturali, segnati vagamente da antichi e continui percorrimenti di uomini e bestie e carri. E questa strada primordiale, nel salire lungo il pendio, lambisce in tutto il suo sviluppo una serie continua di escavazioni nelle rocce, riferibili a varie epoche, sino a quella bizantina, con tombe e camerone di notevole ampiezza che mostrano al loro interno anche piccole comodità ricavate entro le pareti. Alcune di queste cavità hanno avuto un loro utilizzo sino in tempi recenti come deposito di attrezzi agricoli, avendovi costruito a chiusura della parete esterna appositi muri di tompagnamento. La funzione di tombe e di abitazioni spesso si fonde, poiché le due espressioni d'uso sono
compenetrate, trattandosi spesso di vaghi ampliamento delle prime, lasciandovi chiari talvolta i segni di volte a tolos della seconda età del bronzo. Man mano che si sale, le scavazioni presentano sempre più aspetti monumentali, come questo grande ambiente, ricavato dalla fusione di più sepolcri ampi e considerevoli. La spettacolarità di certe visioni lascia davvero senza fiato. È poco più avanti che si rinvengono frammenti di tegole di età greca e su un alto costone i resti di una tomba a forno. Ci si ritrova quasi nella zona del pianoro sommitale, poiché il sentiero, dopo un'ultima svolta, conduce ad uno stretto e lungo taglio nella roccia, posto ad isolare una parte della zona elevata dal resto delle alture vicine. Questo taglio presenta su entrambe le facciate muri di contenimento ed è invaso da una fitta vegetazione arbustiva ed arborea. Sul lato orientale, la morfologia dei luoghi presenta una informe collinetta che rivela la presenza di alcuni blocchi squadrati di muratura ben ammorsata che affiorano da chiare escavazioni clandestine e del cui reciproco collegamento sfugge sotto la coltre di terriccio e di fitti cespugli. Chiaramente si tratta di conci che potrebbero appartenere ai resti di un fortilizio medievale. Ma in mancanza di una opportuna pulitura e meglio ancora di uno scavo archeologico, non è possibile congetturare nulla di certo. Si tratterebbe comunque dei resti del castello di Ossena. Nelle immediate adiacenze si trovano anche i resti ben più evidenti di una masseria, per la quale certamente sono state riutilizzate sia i materiali di crollo del castello, sia parte delle murature rimaste in elevato. Questa è composta da più ambienti e si apre su un vasto cortile che ha pochi alberi residuali e più avanti prosegue con un sorprendente pianoro di aspetto sterile, che non mostra emergenze rilevanti, mentre lungo la balza che lo perimetra si aprono numerosi cameroni, e due di questi sono degni di nota. Il primo cela la presenza di una grande cisterna per la raccolta dell'acqua piovana e si trova in corrispondenza dei resti del castello. Vi si perviene attraverso un passaggio d'arco scavato nella balsa e che doveva rimanere chiuso. Al centro di questo ambiente si apre una cavità verticale, al momento ricolma di detriti, ma che si suppone fosse profonda tanto da captare una falda freatica. Sulla verticale si apre nella roccia di copertura un foro circolare che serviva per attingere l'acqua calandovi un secchio legato ad una catena. Nei pressi di quello che sembrerebbe essere stato l'ingresso carraio al cortile della masseria, si apre un'ampia cavità, il cui interno mostra tratti intonacati che recano ancora vaghe tracce di colore.
è quanto rimane di una decorazione parietale che sino a pochi decenni addietro era ancora godibile nelle sue linee essenziali. L'ipotesi più verosimile è che si tratti di un ambiente chiesastico di età bizantina e la sua decorazione si estendeva su tutte le pareti. È disarmante trovarvi oggi la carcassa di una moderna automobile scomposta nelle sue parti, ed è altrettanto sorprendente come una berlina simile sia potuta arrivare in cima ad una collina così impervia. Nella parte sommitale della collina di Ossena si possono distinguere due emergenze legate da una breve sella. La prima accoglie i resti del castello e della masseria, mentre quella che si affaccia sulla sottostante vallata fluviale, che è anche la zona più difesa dall'orografia dei luoghi, potrebbe contenere i resti di un villaggio capannicolo. La sua posizione isolata e naturalmente difesa ne fanno un sito la cui frequentazione ha avuto inizio in età preistorica con il villaggio posto nel pianoro sommitale, mentre la relativa necropoli si trova sparsa lungo i pendii prossimi e nei colli adiacenti. Questo straordinario connubio di culture legate alla presenza del fiume si trova in uno stato di assoluto abbandono e degrado, mentre merita di sicuro una diversa destinazione e funzione, e sarebbe auspicabile l'istituzione di un parco archeologico suburbano che metta in sicurezza tutta la collina che contiene la necropoli castellucciana e quella dell'età del ferro, con interventi di restauro conservativo e consolidamento delle tombe monumentali, ne garantisca la diserbatura costante e ne agevoli la visita con adeguati percorsi protetti. Gli interventi dovrebbero estendersi a tutta la collina Ossena, dove andrebbero eseguite le dovute ricerche lungo il pianoro sommitale, per rilevarne le emergenze archeologiche e mettere in sicurezza le cavità prossime e tutte quelle che si affacciano lungo il collegamento con il fondovalle. Spesso negli interventi della soprintendenza abbiamo assistito ad opere di restauro, bonifica dei luoghi, organizzazione degli spazi con parcheggi per le auto e segnaletica turistica, seguite da un totale abbandono dei luoghi. Se non si è in grado di garantire una costante presenza di personale attivo, è meglio non intervenire, anzi sarebbe meglio ricoprire di terra ogni cosa, poiché non serve la presenza di una sorveglianza passiva, i cosiddetti assuntori di custodia, serve la presenza costante di operai custodi, la cui attività primaria deve essere quella del mantenimento in uno stato di efficienza e pulizia il parco e i suoi percorsi di visita.